saputo incentrare. Cioè. Io confesso, la Crusi, Mauro, Ermanno, Giovanardi, riuniti per 5 giorni in occasione della sua 61esima edizione del Festival di Sanremo, siamo molto felici di averti qui. Ciao a tutti, benvenuto, buongiorno. Benvenuto. Allora, grazie. È veramente un onore per me, posso dirlo. Personalmente, io seguivo la Crusi quando avevo 18 anni. Ho fatto proprio. Io visto, no, non è vero, perché io ho visto un sacco di interviste dove tu racconti del tuo periodo punk, quando sei andato a Londra, che avevi fatto un po' tabula rasa della musica italiana, l'abbiamo fatto sì, un po' sì. Tutti così. Io quando ho preso il disco della Cruz dove c'era Angela, ho detto caspita, allora bisogna ascoltare anche la musica italiana, però l'ho sentita fatta da voi, ecco. È successo anche a me questa cosa, e per me è stato veramente veramente un colpo di fulmine, perché io appunto ho passato tutti gli anni 80 ascoltando solo musica inglese, facendo bere. Se ti affascinava la rivoluzione punk, dove Johnny Rotten faceva tabula rasa dei Led Zeppelin, dei Genesis e dei Rolling Stone, per forza di cose, tu poi tornavi in Italia e facevi tabula rasa di De Gregori, di Guccini, di Vecchioni. per cui io ho iniziato a sentire appunto musica ascoltando appunto i Pizza, di Joe Division. Ho seguito un po' tutte le mutazioni che la New Wave e il post-punk hanno avuto, e alla fine degli anni 80 mi sono ritrovato ad ascoltare Nick Cave, Leonard Cohen, Tom Waits. E poi un giorno... E poi un giorno la madre della fidanzata, della mia fidanzata di quel periodo, che si chiamava Angela, che era innamoratissima di Tenco, mi disse: Joe, tu dovresti sentire Luigi Tenco, perché ha un modo triste di cantare come il tuo, no? Beh. Per cui mi fece sentire questa versione di Angela, io sono impazzito, perché veramente è stato... Ma allora si può fare. Ecco. Per cui ho iniziato questo percorso a ritroso della scoperta di, appunto, di autori che alcuni conoscevo di nome, altri per nulla, per cui è iniziato veramente un lavoro di recupero della canzone d'autore, perché l'idea della Cruz originariamente era quella di far convivere due mondi che sulla carta erano distantissimi, che era praticamente il nostro background, che appunto partiva dalla new wave, dal post-punk, fino ad arrivare all'elettronica, e il recupero della canzone d'autore. Questa era l'idea iniziale della Cruz, di far convivere questi due mondi che sulla carta erano distantissimi. E niente, per questo c'è stato fatto appunto una ricerca precisa anche nell'immaginario, nel mood, di logicamente lì ancora più rivisitato, perché si usava, abbiamo, per il primo disco della Cruz l'abbiamo fatto in una stanza che questo studio è almeno il doppio, abbiamo usato proprio la metodologia dell'hip hop, dove usavamo i campioni, però piuttosto che rapparci sopra cercavo di cantarci. E da lì, insomma, è partita un po' tutta la mia voglia di riscoprire determinate cose, anche se io poi veramente da tempo, cioè da tantissimo tempo e da sempre per certi versi, ascolto quelle cose che poi sono finite sul mio disco. Vedi, invece a me è successo proprio sentendo Angela fatta dalla Cruz, e sono andata anch'io. Ma sai che una delle cose di cui più sono fiero, ed è una cosa che mi ha assolutamente sorpreso, è che nei primi 2 o 3 anni, e secondo me è uno dei lasciti più importanti che hanno appunto lasciato la Cruz, che alla fine di ogni concerto, i primi 2 o 3 anni, i primi 2 o 3 tour, c'erano un casino di ragazzi giovanissimi che avevano 20 anni, 25 anni, che venivano a farsi firmare i CD o le cassette, perché ai tempi c'erano ancora le cassette, e mi dicevano: ti ringrazio tantissimo, perché tramite le tue versioni di Angela e del vino di Ciampi mi sono andato a ricomprare i dischi originali. Stessa cosa ho fatto io. Ma ti assicuro che me l'hanno detto centinaia, centinaia, centinaia di ragazzi. Questo secondo me è una cosa che io, di cui sono fierissimo. Allora, siccome qui con noi c'è anche Marco Carusino con la sua chitarra, posso chiedervi veramente di farci sentire qualcosa così live? En passant, così, grazie. Se perdo anche te. Piango l'amore,
sei tu questo sole che aspetto. L'amore lo sai, sciogliere i cuori nel ghiaccio e sarà libero. Grazie, si accorgo anche te. E allora, Mauro Ermanno Giovanni, Marco Carosino, grazie per la chitarra. Questo è un pezzo che ha cantato Johnny Cash, ha fatto anche Morandi, l'ha inserito nel tuo album che è Ho sognato troppo l'altra notte. Sì, che era il lato B di C'era un ragazzo che come me amava Beatles e Rolling Stones. Che siccome io sono nato nei primi anni 60 e la mia mamma aveva 18 anni e mezzo quando sono nato, per cui aveva centinaia di 45 giri che io mettevo nel mangiadischi e questo era uno dei pezzi che fantastico volevo fare da quando ero alto così. Senti, questo titolo, sbaglio, è un po' una citazione? Sì, volevo, siccome vabbè, appunto tutto il disco si muove attraverso questo tipo di fascinazione, di suggestione musicale che è quella che va dal 64 al 69 più o meno, mi piaceva trovare un titolo che fosse una citazione di un film, di un album, di una canzone, insomma, per prenderlo e giocarci un po' con le parole, con la traduzione. E i film di Sergio Leone erano più o meno stati ricoverizzati tutti i titoli, perché sì, per un pugno di ne hanno fatto. Per cui cercando e pensando un po' tra le cose, c'era un pezzo di un gruppo mitico della scena garage americana che si chiamavano Electric Prunes, e loro, e la canzone appunto che si chiama I Had to Master Dream Last Night, era un po' il simbolo di quel tipo di scena musicale, un po' come Lowell Tears Apart lo è stato per la New Wave, no? Per cui, però di una scena per certi versi anche abbastanza sconosciuta ai più, per cui mi era piaciuto un sacco, solo che il titolo, la traduzione letteraria sì, era, mi sembrava un po' troppo seriosa, che era in realtà avevo troppo da sognare. Invece ho sognato troppo l'altra notte, col punto di domanda, mi sembrava più interessante con più chiavi di lettura, perché secondo me bisogna sempre, non so come dire, dare dei dubbi e mai delle certezze.